Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video davvero attesissimo. Abbiamo infatti raccolto 5 idee per preparare il pranzo da portare con sé quando si mangia fuori casa, ad esempio in università oppure in ufficio. Sono 5 idee, quindi praticamente un'intera settimana lavorativa, e sono tutte quante idee velocissime e molto molto semplici da preparare. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate tutte quante le ricette con gli ingredienti e le dosi, e ho anche preparato per voi un articolo sul nostro sito, che vi linko comunque in descrizione, dove oltre alle ricette ci saranno tantissimi consigli proprio per essere organizzati nei pranzi fuori casa. Quello che vi servirà saranno semplicemente dei contenitori, potete utilizzare dei contenitori in vetro oppure in plastica. Quelli che utilizzo io sono questi che ho trovato all'IKEA, costano pochissimo e sono molto molto comodi perché all'interno hanno vari scomparti che si possono utilizzare tutti quanti oppure togliere e utilizzare quindi semplicemente il contenitore. Pranzare fuori casa quindi non sarà più un problema, e sto già pensando di preparare un video con, anziché i pranzi, tutte quante le merende appunto da portare con sé, perché anche il momento della merenda a volte diventa un po' problematico e si ripiega sempre sulle solite cose. Quindi fatemi sapere se vi potrebbe piacere un video con tante idee per delle merende, degli spuntini da portare con sé. Non mi rimane quindi che lasciarvi al video. La prima idea che vi mostriamo è una deliziosa insalata con delle polpettine di ceci e verdure che vado ad accompagnare alla salsina di yogurt, che mi servirà sia per accompagnare appunto le polpette che anche per condire l'insalata. Quindi non mi sono portata olio e aceto, ma andrò a condire con questa deliziosa salsina. Passiamo quindi alla preparazione. In una ciotola ho tritato le zucchine e le carote. Adesso vado ad aggiungere la farina di ceci, vado ad aggiungere anche un po' di latte, utilizzo il latte di soia, va bene anche un altro latte vegetale, e vado ad aggiungere un po' di erbe aromatiche, una presa di sale, un pochino di curry, qui utilizzate pure le spezie che vi piacciono di più. Quindi mescolo bene e aggiungo il pane grattugiato. Completo con un filo d'olio. E praticamente il mio impasto è pronto. A questo punto posso formare le polpettine. Le polpette le potete cuocere sia in padella, come farò io con un filo d'olio, ma anche al forno, e volendo le potete anche congelare sia cotte che crude, così da averle sempre a portata di mano. Lasciate quindi cuocere le polpettine su entrambi i lati per qualche minuto, in padella vi serviranno all'incirca 10 minuti, in forno circa 15. Possiamo quindi iniziare a preparare il nostro lunchbox. Vado a mettere l'insalata nel contenitore, aggiungo anche un pochino di carota julienne, mi erano avanzate dalle polpette, e vado a mettere nello scomparto piccolino un po' di cornflakes, che nell'insalata mi piacciono tantissimo. Qui vado a preparare la salsina allo yogurt, utilizzo lo yogurt di soia ovviamente al naturale, è importantissimo, fate attenzione che negli ingredienti non ci sia lo zucchero, e lo vado semplicemente a insaporire con del curry, un pochino di olio e un po' di sale. Aggiungo anche un po' di pesto e mescolo, è una salsina velocissima, io la faccio davvero spessissimo anche solo per insaporire e condire l'insalata. Nell'altro contenitore vado a disporre le polpettine, che nel frattempo si sono cotte, guardate che belle che sono. E nello scomparto piccolino, quello con il coperchio, aggiungo la salsina allo yogurt. Ed ecco qua, il pranzo è pronto per essere impacchettato e portato via. La prossima ricetta è una deliziosa zuppetta di cereali, verdure e legumi. Il bello di questa zuppetta è che si può mangiare sia calda ma anche a temperatura ambiente, infatti come vedete è abbastanza asciutta, non è molto brodosa, e vi garantisco che anche a temperatura ambiente è davvero buonissima. Per prima cosa quindi andiamo a tagliare lo scalogno, potete utilizzare anche della cipolla, aggiungo un filo d'olio, della carota, e metto il pentolino sul fuoco. La carota e lo scalogno dovranno appena ammorbidirsi, non dovranno rosolare e soffriggere troppo. Il mix di cereali e legumi che utilizzo è un mix già pronto, si trova in tutti i supermercati e sono quei mix che cuociono in 10 massimo 15 minuti, davvero davvero comodissimi.
quindi lo vado ad aggiungere al pentolino con un po' di salsa di pomodoro e un po' di acqua. Mescolate bene e lasciate cuocere per il tempo di cottura appunto indicato sulla confezione, quindi all'incirca 10 minuti. Se avete più tempo e volete fare proprio una zuppa vera e propria, potete lasciar cuocere tutto anche per più tempo. Io mi ero dimenticata degli spinaci, ne vado a mettere 2 cubettini, li mettete insieme agli ingredienti subito, mi ero dimenticata. E questo è il risultato della zuppetta, guardate che bella! Adesso aspettiamo che si asciughi un pochino l'acqua e possiamo quindi impiattare. Il contenitore che vado ad utilizzare per i piatti caldi è questo contenitore termico, è molto molto comodo appunto perché qui attaccate il cavetto alla corrente e all'interno si riscalda. Sono plastiche fatte apposta per essere scaldate, in ogni caso vi metto il link su Amazon della versione con l'alluminio all'interno, così state anche più tranquilli. Quindi una volta che la zuppetta sarà pronta la possiamo andare a mettere all'interno del contenitore e io la vado a completare con un pochino di pane tagliato semplicemente a pezzetti. Se volete portarvi la zuppetta in versione fredda a temperatura ambiente, a mo' di insalata di cereali, vi sconsiglio di mettere la salsa di pomodoro, quindi quella non la mettete, e poi proseguite con la ricetta classica come avete visto nel video, lasciando asciugare un pochino di più l'acqua di cottura. La prossima idea è questa coloratissima insalatona di quinoa. La quinoa è davvero molto molto versatile, poi ha tante proteine all'interno, quindi è praticamente un piatto unico che io ho reso bellissimo anche con le fragoline e i fiorellini che ci stanno proprio bene. La quinoa, come tutti i cereali, potete conservarli in frigorifero ben scolati, così da utilizzarli e averli sempre a portata di mano. Partiamo quindi appunto con la nostra quinoa già cotta. Questo è un mix di quinoa di vari colori ed è davvero bellissima. Io vado ad aggiungere degli ingredienti molto molto semplici ma anche saporiti. Sono quindi delle olivette tagliate a pezzettini, dei pomodorini secchi e questo splendido avocado. Guardate che colore pazzesco, questi sono gli avocado di Sicilia Avocado. Azienda che peraltro ci avete straconsigliato nel video proprio dedicato all'avocado sostenibile e io ve la straconsiglio anche a voi se non la conoscete, hanno degli avocado buonissimi. Vado ad aggiungere del succo di limone, lo preferisco ad altri condimenti e come vedrete non vado ad aggiungere né olio né sale perché l'avocado essendo molto grasso bilancia comunque i grassi all'interno del piatto e per quanto riguarda il sale ci sono i pomodorini e le olive che rendono tutto molto saporito. E adesso non mi rimane quindi che completare il piatto con le fragoline. Devo dirvi che a me piace molto abbinare la frutta ai piatti salati. Ad esempio mi faccio delle insalatone simili anche con le pere o con le mele, adesso che arriva la primavera ci sono le fragole quindi le sfrutto ben volentieri. E completo anche con dei fiorellini. E anche qui il pranzo è pronto. Prossima ricetta, un delizioso curry di verdure con il riso basmati classico, buonissimo, a me piace tantissimo questo piatto, lo sapete perché ve l'ho mostrato più e più volte. Ed è anche molto molto semplice da realizzare, questo come la zuppetta può essere preparato e mangiato sia a caldo che a temperatura ambiente. Iniziamo cuocendo le verdure, vado a tagliare le patate, come vedrete farò le verdure a cubettini piccolini proprio per permettere una cottura veloce. Taglio anche la zucchina e la carota, soprattutto la carota mi raccomando tagliatela a cubettini piccoli perché ci mette molto tempo a cuocere. Mettiamo quindi tutto in un tegame con un pochino di acqua, un filo d'olio e aggiungiamo anche una presa di sale. A questo punto mettiamo sul fuoco. Dopo 10 minuti questo sarà il risultato, quindi le verdure saranno cotte e morbide. Aggiungiamo i fagioli, ovviamente quelli cotti e scolati. Aggiungiamo anche della salsa di pomodoro e aggiungo adesso la crema di cocco. Mi raccomando non utilizzate il latte di cocco, quello per la colazione, ci vuole proprio quello cremoso. Aggiungo anche il curry, anche qui potete mettere le spezie e le erbe aromatiche che vi piacciono di più. Mescoliamo bene e a questo punto non ci rimane quindi che rimettere sul fuoco semplicemente per far stringere bene il nostro curry. Dovrà cuocere all'incirca ancora 10 minuti.
A questo punto lo possiamo mettere nel contenitore, uso sempre quello termico, ma come vi dicevo prima nell'introduzione della ricetta, questo curry è molto buono anche da mangiare a temperatura ambiente. Quindi se non ne avete uno di contenitori termici oppure non avete il microonde in ufficio, potete anche mangiarlo praticamente freddo, è molto molto buono. Nell'altra parte del contenitore vado ad aggiungere il riso, che ho semplicemente bollito e scolato bene mentre il curry cuoceva. Il riso che ho utilizzato è il basmati ha una cottura molto veloce perché cuoce quasi sempre in 10-12 minuti, se volete potete anche fare un riso integrale, in quel caso cuocerà un po' di più. Ma come vi dicevo per la quinoa, anche il riso può essere cotto in anticipo e conservato in frigorifero. Completo quindi con un pochino di prezzemolo e anche questo piatto è pronto! Ultima ricetta, ultimo pranzo, ho pensato di preparare delle piadine farcite con della farina frittata, molto molto semplice da preparare, da accompagnare poi tutto quanto a un'insalatina freschissima. Per prima cosa vado a preparare la salsa di avocado, utilizzo sempre quelli di Sicilia Avocado e preparo una salsina velocissima e super buona. In pratica vado semplicemente ad aggiungere all'avocado un pochino di succo di limone e un pochino di sale. E la mia salsina cremosa è pronta, vi garantisco è la fine del mondo. Adesso posso iniziare a farcire le piadine, ho scaldato prima la piadina sul gas, adesso la vado a farcire quindi con la crema d'avocado, aggiungo su metà le carotine a julienne e al centro un pochino di cavolo cappuccio sempre tagliato a julienne e adesso arrotolo bene. È chiaro che potete farcire la vostra piadina con gli ingredienti che più vi piacciono, quello che avete a disposizione. Adesso per tenere ferme le piadine vado a mettere un pochino di carta forno e fermo tutto con un filo di spago. Nel frattempo ho anche preparato la pastella per la farina frittata, potete scegliere di preparare la pastella in anticipo, ad esempio lasciarla riposare tutta quanta la notte, farla la sera prima per il mattino. In questo caso il sapore della farina frittata sarà più delicato, oppure potete fare tutto quanto al momento. Io ad esempio ho fatto tutto quanto al momento, vi garantisco che il risultato è comunque davvero delizioso. Quindi vado semplicemente a mescolare la farina di ceci con un pochino di acqua, vado ad aggiungere delle erbe aromatiche, un pizzico di sale e un pochino di olio. Metto tutto quanto in un padellino appena scaldato con un po' di olio e lascio cuocere circa 10 minuti girandola di tanto in tanto. La farina frittata è pronta, adesso la vado a tagliare a spicchi, guardate che bella che è venuta. Nel contenitore piccolino vado a mettere l'insalatina, anche in questo caso accompagnata alla salsina allo yogurt. E nel contenitore grande, insieme alle piadine arrotolate, aggiungo anche gli spicchi di farina frittata. E anche questo pranzo è pronto, bellissimo e colorato. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, come sempre, lasciateci un mi piace che ci aiuta moltissimo a crescere e noi ci vediamo con le prossime ricette. Ciao!